Ben ritrovati all'appuntamento di TGCom con la tecnologia. Dopo l'uscita del Nintendo 3DS, il colosso nipponico ha deciso di annunciare anche il successore della Wii. Il nuovo modello, che uscirà comunque nel 2012, verrà presentato all'E3 di Los Angeles il prossimo giugno. Rumors parlano di un lettore Blu-ray e un joypad con touchscreen. Primavera, tempo di impugnare la racchetta da tennis e inforcare la bici anche per gli sportivi da salotto. Virtua Tennis 4, se giocato con Kinect o Move, promette di far sudare più di una camicia. Più tranquillo ritmo di Giro d'Italia, simulazione della corsa a tappe più famosa del mondo. Ha già conquistato i botteghini, ora Thor si prepara a scalare anche le classifiche dei videogame. Il gioco del Dio del Tuono garantisce azione e una bella infornata di supereroi, come da tradizione. Chiudiamo con un classico che si rinnova, Mortal Kombat. Famosissimo negli anni 90, il picchiaduro più sanguinoso in circolazione si adatta agli standard odierni, ma sempre mantenendo il fascino un po' perverso di fatality e colpi proibiti.